Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. Nel 1916 questo convento, questa chiesa ha accolto Padre Pio da Pietrelcina. Accoglie anche noi in questo periodo di quarantena, in questo giorno storico per tutti i devoti di Padre Pio. Ecco, questa è una giornata importante per la storia di Padre Pio, il 2 maggio 1999, l'ultimo mese di maggio del millennio, il regalo che fece Maria a Padre Pio. Padre Pio venne proclamato beato da un suo grande amico, Giovanni Paolo II. Il 2 maggio del 1999, Piazza San Pietro, Via della Conciliazione, erano insufficienti a contenere il numero dei devoti che si preannunciavano per questa straordinaria concelebrazione eucaristica della beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina, e vennero così organizzate altre due celebrazioni parallele a quella di Piazza San Pietro, quindi a Santa Maria delle Grazie, a San Giovanni Rotondo, e sul sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano. I numeri: 150.000 fedeli in Piazza San Pietro, quindi tra Piazza San Pietro e Via della Conciliazione, 60.000 fedeli a San Giovanni Rotondo, 80.000 fedeli ai piedi della Basilica di San Giovanni in Laterano. Il 2 maggio 1999, alle 9:30 precise, un lungo applauso accoglie Papa Giovanni Paolo II. Erano le 9:58 di quella giornata quando Giovanni Paolo II pronuncia la formula in latino della beatificazione di Padre Pio. Padre Pio è beato. In gocis et modis iure statutis quod agnis celebrari fossit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nel frattempo si alzò il telo che nascondeva l'arazzo. Al centro dell'impalcatura per i restauri della facciata della Basilica di San Pietro venne scoperta questa straordinaria immagine che è scolpita nei nostri cuori. Beato Pio da Pietrelcina, con i suoi occhi profondi e sereni, questo sorriso appena abbozzato, la sua espressione umana, paterna. Fu un momento indescrivibile. La piazza sembrava impazzita. Qualche commentatore televisivo descrisse così questa immagine: il sorriso di Padre Pio e la rivincita di Dio.